Andrea Colombo, il 17 e 18 settembre il Comune di Bologna dedicherà 2 giornate all'interno della settimana sostenibile promossa dall'Unione Europea alla pedonalizzazione, quella pedonalizzazione del centro storico che dovrebbe essere uno dei punti forti del tuo mandato. Sì, è diciamo il primo momento. Il biglietto da visita con cui in un certo senso ci presentiamo all'Europa e presentiamo alla Commissione europea nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile la nostra idea di Green City che parte dal nostro punto di vista anche da un ripensamento delle abitudini di mobilità e quindi soprattutto in centro storico largo ai pedoni, ai ciclisti e al trasporto pubblico. Il weekend del 17 e il 18 sarà un primo esperimento, una grande festa di strada in cui abbiamo tenuto assieme per la prima volta forse nella nostra città, ambientalisti e commercianti, un risultato davvero incoraggiante anche per le operazioni di pedonalizzazione che dovremo sempre più pensare per Bologna. Cosa vuoi dire invece ai cittadini che lamentano, hanno lamentato i disagi creati dai cantieri del Civis? L'idea della nuova giunta sul Civis è molto chiara, andare avanti con i cantieri perché sono comunque un'occasione di riqualificazione della nostra città, nello stesso tempo velocizzandolo il più possibile per ridurre i disagi ai residenti e anche alle attività economiche. Lo testimonia la riapertura di via Mazzini e della via Emilia in direzione centro con quasi 2 mesi di anticipo rispetto a quello al tempo preventivato. Nello stesso tempo siamo dell'idea che il mezzo in quanto tale Civis, che è stato già parzialmente ritenuto insicuro dalla Commissione di sicurezza, debba essere radicalmente modificato o addirittura sostituito. L'aumento del prezzo dei biglietti dell'autobus non rischia di trasformare il trasporto pubblico in un piccolo lusso? Purtroppo la manovra, i tagli governativi che si sono subiti a Bologna già dal 2010, con 7 milioni di euro in meno in tutto il bacino provinciale, hanno costretto l'amministrazione comunale a alzare le tariffe dopo comunque un lungo periodo in cui erano ferme, fin dal 2003. Nello stesso tempo però abbiamo voluto come nuova amministrazione lanciare subito un messaggio per promuovere e agevolare chi decide di muoversi con gli autobus, quindi con uno dei sistemi più ecosostenibili per spostarsi in città. Da qui le 3 nuove agevolazioni che sono partite proprio il 1 settembre, pochi giorni fa, il biglietto gratis per 20.000 bambini che frequentano le scuole elementari a Bologna, ma anche l'abbonamento mensile in personale che durante i weekend vale per 2 adulti e fino a 5 ragazzi under 15 e una misura crediamo molto attesa, l'aumento da 60 a 75 minuti della durata del biglietto fatto a bordo, visto che costa di più.